Per chiunque frequenti da tempo le scene musicali pugliesi, parlare di Paolo Lepore equivale a parlare di musica afroamericana, in particolar modo della sua Jazz Studio Orchestra. Nasce oggi un libro che raccoglie ricordi personali ed episodi mai sbiaditi. Intanto ciao a tutti e ciao a te innanzitutto. Ciao. Tu sei sempre molto cara, molto carina, come bellissima, non carina. Sei sempre molto brava e professionale. Ti ringrazio di questa intervista. E infatti è venuto fuori questo libro, la Jazz Studio Orchestra, no? Un libro, diciamo, che parla della Jazz Studio Orchestra, che nel tempo, già più di 40 anni di storia questa orchestra, quindi una bella realtà nazionale, eh? In Italia dopo le orchestre della RAI, questa è un'unica orchestra privata, nata a Bari 42-43 anni fa e nel tempo ha ospitato grandi artisti di fama internazionale, è inutile nominarli ora. Il libro è stato curato da Alceste Airoldi, un giornalista molto bravo che mi ha aiutato un po' a formalizzare questa cosa. E il libro si chiama Paolo Lepore e la Jazz Studio Orchestra, una passeggiata da Mozart, da Bach Mozart, che tocca tutto, sino ai Beatles, a Frank Zappa, sino ai contemporanei, alla musica contemporanea, perché tu sai che io un po' tocco la musica a 360 gradi, come si dice, insomma, essendo anche violoncellista, sono direttore d'orchestra, faccio molta musica sinfonica. Il mio ultimo concerto appena in tempo a settembre scorso l'ho dato al Petruzzelli, è stato un concerto pazzesco con il pubblico, la metà del pubblico, però c'era pubblico. E a proposito di questo, una piccola parentesi, io no, assolutamente a me non piace fare concerti in streaming, sinceramente, credimi, a fine concerto io ho bisogno dell'applauso e per me è fondamentale, è il concerto, è proprio questo contatto col pubblico è fondamentale, cioè io quando c'è il pubblico ci sono io e quando mi emoziono si emoziona il pubblico, questa è la magia della musica, altrimenti ci sentiamo un disco, ci vediamo un film su YouTube, una cosa, ci vediamo un video, ciao, chi si è visto, il pubblico, e quindi non vedo l'ora, Marilena, di poter incominciare a fare attività con il pubblico. Io ho molta fiducia e credo che, tant'è vero, il Petruzzelli mi ha fissato un altro concerto il 26 maggio. Speriamo che per il 26 maggio io possa fare qualcosa in pubblico. E noi sicuramente ci saremo, perché noi ti seguiamo ovunque. Dobbiamo ricordare a tutte le persone che ci stanno seguendo che sei anche il direttore artistico di un bellissimo festival, il Sovereto Festival. Sovereto Festival, te sei stata molto carina, hai partecipato con noi, hai lavorato con noi, è molto interessante. E quest'anno ci sarà l'ottava edizione. Ma io continuo a parlare del libro. Questa è la foto di Angela Cioce, il retro di copertina. Continuo a parlare del libro che è assolutamente in vendita. Non lo possiamo presentare al pubblico, in pubblico, cosa che intendo fare appena sarà possibile, portando musicisti, facendo musica, facendo di una presentazione di un libro una serata piacevole e divertente. Allora, però il libro si vende da Adda, lo si può prenotare da Adda Edizioni, la casa editrice barese, però si vende dalla Terza, da Feltrinelli, lo si può prenotare senza problemi, quindi assolutamente in vendita, faccio un po' di pubblicità e mi sembra carino. È giusto? Assolutamente sì, anche perché questa è una perla, un gioiello che chiunque dovrebbe avere nella propria libreria. È un e ve gioiello. Lo consiglio anche perché ti ho voluto fortemente in questa video intervista, proprio perché ci tenevo davvero a presentare il tuo libro. Un aneddoto, velocemente divertente, particolare, che legato ad un artista che hai conosciuto in questi anni. Ti viene in mente qualcuno? Allora, due o tre cose velocissime. Appena arrivò Dizzy Gillespie a Bari, fu preso e portato, fra questi lo andò a prendere mio padre, perché sennò vado io, perché Gillespie è una star mondiale, sì. Lo prese e lo portò in Terra alla Lanza a Bari. Sai in Terra alla Lanza, dove si vende il pesce crudo? Sì. E ci fu una gara dei pescatori a offrire
a Dizzy Gillespie in piedi per strada, perché lì è vicino qui sul lungomare di Bari, in piedi tutti intorno a questo omone grande e grosso che era Dizzy Gillespie, una delle migliori, una star mondiale della storia della musica mondiale, ad offrire polpi, allievi, cose da mangiare e bere. E questa è una cosa che lui ha apprezzato tantissimo, tant'è vero, io parlo di questo, tant'è vero che a fine concerto, fu un concerto strepitoso dato esattamente, ho qui la locandina, dato in esclusiva nazionale il 20 novembre 1985 al Teatro Petruzzelli, pensa un po'. A fine concerto lui disse: Paolo, queste partiture, le sue partiture personali, te le lascio originali e io le conservo tutte. Bello. E, sì, perché mi disse: Paolo, fra 1 o 2 anni io torno e facciamo di nuovo un altro grande concerto, perché mi è piaciuto tanto stare con voi, perché era un'orchestra giovane, la Gesto di Orchestra, formata da giovanissimi musicisti baresi, pugliesi, cosa che abbiamo sempre fatto. E questo fu per me un regalo di stima e di apprezzamento che fece Gillespie a noi piccoli provincialotti baresi, che è Bari nel mondo. Eppure lui fu così Pazzesco. felice. La nostra semplicità e il nostro calore. Sì, è il nostro amore per le cose belle. Paolo, io ti ringrazio di vero cuore per essere stato qui con noi stasera. E che dirti? Io non vedo l'ora di assistere a uno spettacolo tuo perché veramente Mamma mia. la tua orchestra e la tua musica veramente abbraccia tutti ed emana un grande calore. Marilena, non vedo l'ora di fare concerti e ho detto l'altro giorno a un piccolo gruppo di amici, perché io a casa sto senza mascherina, ma normalmente rispettiamo le regole, ho detto ai miei amici, ho detto: ragazzi, non vedo l'ora di fare un festacchione con tanta musica, con tante bollicine e con tanti abbracci, perché io non vedo l'ora di abbracciare, abbiamo voglia di stare insieme. E E io tu vi sarai inviterei una, sicuramente. e tu sarai invitata la prima. Oh, grazie. Grazie. Grazie infinite, Paolo. Ti Grazie a abbraccio te. forte, forte. Ci vediamo presto. Un bacio a te, un bacio a te. Ciao, grazie a Grazie, voi, grazie ciao. a tutti voi. Ciao, ciao. Ciao.